Angelo, però sta maglia, noi ce la siamo fatti un po' di domande, tu te le sei fatte? Me le sono fatte con la maglia azzurra da novembre che non giochiamo in campionato. Poi abbiamo rivista in Champions League, abbiamo vista in qualche occasione, ma diciamo la prima maglia quest'anno è stata la maglia bianca, la sbarrata, insomma, che Sì, quella comunque almeno dei porta Fuenti. quella striscia azzurra che in qualche modo richiama al nostro colore ufficiale. Senti, guarda, ne abbiamo messo anche la musichetta, senti? Sì. Dei Fuenti, vai, 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 No, ma vai. Vai, vai, vai. comunque, guarda Francesco, qua bisogna fare un po' di storia, perché poi questa maglia in realtà c'è nella storia del Napoli, non è una novità È assoluta. vero, Questa è una... già c'era, già c'era, già Già c'era. c'è stata, è stata indossata per un'intera stagione, anzi due stagioni, proprio nel momento in cui Fiore ha rifondato la società. Quando Fiore l'ha rifondata, ha cambiato il nome da Associazione Calcio Napoli in Società Sportiva Calcio Napoli, quindi 64-65 se non sbaglio, quella era l'annata, in Serie B, ed era la seconda maglia, ma Fiore poi decide che questa maglia, proprio questa bianca sbarrata, debba essere la maglia di gioco, l'adotta per tutta la stagione. Perché? Perché l'anno prima il Bologna aveva vinto lo scudetto con una maglia bianca sbarrata rosso-blu e aveva No, portato questa è fortuna. fantastica. E poi vedete, Angelo Forgione c'ha le chicche, questo mi fa sempre piacere. Sì, questo è stato il motivo per cui Fiore l'ha adottata. Ha portato bene, perché poi il Napoli con questa maglia è stato promosso in Serie A, ha giocato in Serie A con questa maglia, quindi ancora una stagione. Dopodiché poi è venuta fuori con questa maglia rossa, che poi è ritornata anche negli anni Ottanta. E perché questa maglia rossa? La maglia rossa è venuta fuori perché il Napoli aveva giocato la finale di Coppa Italia nel 1962 contro la Spal, e quindi la Spal si era presentata con la maglia a strisce bianche e azzurre. Il Napoli, non sapendo cosa fare, approntò al volo una maglia rossa, quindi il rosso è diventato il colore del Napoli in sporadiche occasioni. Non c'è un legame storico, non c'è un legame cromatico con la storia di Napoli per il rosso, ma Vero. semplicemente un sparigliare le carte quando si andò a giocare questa Coppa Italia. Devo dire che l'azzurro è un colore che è stato scelto nel 1922, tu sai che io porto avanti sempre questa verità, che il Napoli, insomma, è del 1922, non è del Sì, 1926, un po' di e anni che primo, prima. esatto, c'è stato solo un cambio di nome nel 1926, e chi ha scelto l'azzurro è stato Emilio Reale, che è stato il primo presidente del Napoli. Beh. Poi nel 1925 arriva Ascarelli, Ascarelli nel 26 cambia il nome e mantiene comunque tutto l'apparato strutturale della società, insomma la maglia resta quella lì, resta la maglia azzurra, ma comunque insomma l'azzurro arriva dal 1922, il 1922 è l'anno in cui si stabilisce che Napoli gioca con questo colore. Allora, voglio una domanda di Leo per Angelo, poi cioè, sul rosso mi ridai la spiegazione, cioè non ci fu quindi legame con la città? Assolutamente no, Ah, era la ok. finale di Coppa Italia, venne fuori questo rosso, perché la Spal non aveva una maglia di riserva, Cose o da meglio ce pazzi. l'aveva ma era completamente bianca, il Napoli lo stesso, e quindi il Napoli andò a Roma con una maglia approntata lì sul momento, qualche Cose da giorno prima, pazzi, maglia Cose da rossa, pazzi. anche perché poi c'erano ancora i televisori in bianco e nero, Bianco e quindi nero, quindi scuro andava comunque distinto il colore della squadra e piuttosto che bianco, l'altro. diciamo, scuro e bianco. Vai Leo, vai. Angelo, tu sei un sociologo ormai famoso in tutta Italia. Quanto è importante il simbolismo per un popolo che si riconosce in un determinato simbolo? Beh, i simboli sono veramente importanti, non sono qualcosa di effimero. Il simbolismo è un po' dappertutto, il simbolismo è la storia, è l'identità di un popolo. Applicato al calcio poi è lo stesso. Tu prima giustamente ho visto nel tuo servizio hai tirato fuori la N napoleonica, che poi in realtà fu una trovata di Ferlaino, Che tra in l'altro realtà... ci tengo a precisare, presa dal tuo blog, Bene. Sì, quella N in realtà Ferlaino la scelse per fare una cortesia alla moglie, cioè all'ex moglie, a Patrizia Boldoni, che è tra l'altro la più Eccola qui, la stiamo grande vedendo. collezionista di oggettistica napoleonica che abbiamo sulla faccia della terra in questo momento. Quindi, pur essendo un borbonico, Ferlaino tirò fuori questa N che ricordava in tutto e per tutto la N napoleonica. Quindi con la storia in verità ha poco a che fare, perché poi Napoleone
a Napoli non c'è mai venuto, ha regnato Giuseppe, il fratello, poi Murat, che era il cognato, per qualche anno. Quindi a livello storico questa N, devo dire, ha poca attinenza con la nostra storia. Insomma, questa N napoleonica è diventata il nostro simbolo. Bravo. Io francamente non ci trovo nulla di espressivo in questo, in questo simbolo qui. Tra l'altro mi pare che ci sia stato anche un sito internazionale che abbia fatto una classifica dei siti più banali della storia del calcio, ci abbiamo messo dentro noi. Purtroppo anche quello del Napoli, quindi sì, questo sì, è vero, non è un punto a favore. Ci fu anche un anno, devo dire che ci fu un anno in cui Ferlaino fece un concorso, lo organizzò la Mostra Oltremare per le scuole dei studi artistici di Napoli, tra l'altro partecipai perché all'epoca facevo la scuola artistica e quindi mi cimentai, fummo in tanti a presentare vari bozzetti, poi dopo non se ne fece più niente, continuando avanti questa N napoleonica. Io credo che però si potrebbe tranquillamente stimolare un dibattito su un simbolo diverso, perché credo che una N che non significhi nulla se non l'iniziale della parola Napoli non sviluppi nessun significato storico. Io credo che si possa tranquillamente iniziare a stimolare un dibattito per la creazione di un simbolo nuovo che significhi la grande storia di Napoli. Angelo, tu lanci una bella provocazione che credo ne possiamo sicuramente parlare. A questo punto, a fine campionato, potremo provare a parlare con te e con altri di un'idea e vediamo i tifosi come rispondono. Potrebbe essere una bella idea. Ci fu quello del cavallo, quel cavallo sopra un pallone, sì. No? E simboleggiava Napoli capitale, quello era il simbolo di Napoli capitale. Bravissimo. Questi sono vari simboli del Napoli, eccoli qua. Guardando questa schermata, insomma, io ti dico che in tutti questi simboli l'unico che ha una valenza simbolica è proprio il primo, quello col cavallo, che significa veramente tantissimo. Il resto non significa assolutamente nulla, è semplicemente minimal grafica, quindi delle N che poi sono state riformulate in varie maniere fino ad arrivare a questa maniera molto napoleonica che, ti ripeto, fu voluta evidentemente da Ferlaino per Angelo, ringraziarsi la moglie in qualche La domanda che ci stiamo porgendo oggi però è: perché sta succedendo tutto questo? Perché non giochiamo da novembre con la maglia azzurra del Napoli? Cavanzia marketing, che poi alla fine i risultati sono sempre particolare, perché evidentemente se si vende più la nera, che è la maglia che è stata adottata di meno quest'anno, perché si è giocato di meno con la nera, poco, infatti, però si vende, e perché evidentemente ha avuto un impatto particolare. Perché il Napoli spinge con questa bianca? Tutti noi evidentemente sappiamo che De Laurentiis è molto scaramantico, anche ossessivamente, quindi ci può essere un componente di questo tipo. Poi se si cerchi di spingere anche sotto il profilo del marketing per questa maglia bianca, perché forse le vendite non sono state eccezionali, questo ci può stare. Però voglio dire, ormai la stagione è andata così, speriamo che da qui alla fine la maglia azzurra ricompaia e ci degni di un finale di campionato col colore che meritiamo. Allora Angelo, grazie veramente come al solito, alla prossima. Un abbraccio a voi. Ciao Angelo. Ciao, Angelo.